Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi mostro gli acquisti che ho fatto nell'ultimo mese. Sono acquisti fatti da Tiger, da ADM, alla Lidl, insomma acquisti un po' così per la casa, cartoleria e beauty. Allora, parto con Tiger che ha ancora gli sconti. Tra l'altro io vorrei tornare a fare un salto da Tiger per prendere due cose. Non ho notato se c'erano, però voglio andare a vedere. Uno è prendere un altro quadretto con la cornice dorata da mettere qua. Non credo che ci siano con i cactus, però se c'è qualcosa che sta bene vorrei appunto riempire con lo spazio. E vabbè, comunque niente, farò poi un salto. Al limite se compro qualcosa lascerò in fondo al video una clip con quello che ho acquistato. Comunque ho preso soltanto cose che erano scontate al 50% e ho preso questo qua, che se l'ha presa anche mia sorella. Sono praticamente dei segnalibri con le ciliegine a calamita, sono veramente molto molto comodi, io leggo tantissimo, ho un segnalibro con la calamita che ha un gatto disegnato e io praticamente utilizzo solo quello perché non si sfila dalle pagine, avendo appunto la calamita non si sfila e sono comodissimi, quindi costavano pochissimo, 50 centesimi? 25, non ricordo, comunque la cosa che ho pagato di più da Tiger è stato un oggetto a 1 euro, per farvi capire, e quindi ho voluto prenderlo. I colori disponibili, i disegni disponibili erano questi, ma comunque sono molto carini. Poi a 1 euro ho preso il disinfettante per le mani, questi qua piccolini da tenere in borsetta che fanno sempre comodo. Poi ho preso queste qua che sono delle clip metalliche, in realtà le cercavo solo dorate, qui sono colorate però vabbè non importa, ho una specie di bacheca di ferro in ferro dorato e mi servivano altre di queste, quindi ho voluto prenderlo. E infine come ultimo oggetto preso da Tiger ovviamente un quaderno, ma perché no? Pagato mi sembra 25 centesimi o 50, era super scontato, della collezione quella vecchia con gli occhi, e stranamente è a quadretti, non è a righe, quindi ho voluto prenderlo e l'ha preso anche mia sorella. Poi da cinesi invece, ve lo voglio mostrare perché sono carini, ho preso a 25 centesimi mi sembra queste mollettine con i cactus bianchi, che erano molto carine, c'erano anche varie forme, c'erano cuori, le ancore, però queste qua con i cactus mi sembravano più carine. E poi queste qua in legno, sempre con i cactus, però hanno di cactus diversi, ecco, erano due file identiche, una fila l'ho data a mia sorella e l'altra me la sono tenuta io. Comunque poi vi farò vedere più da vicino queste mollettine. Poi passando alla Lidl ho acquistato il sapone liquido per le mani Summer Passion, questo qua ve l'ho mostrato in uno degli ultimi video dei prodotti finiti. Mi era piaciuto tantissimo, soprattutto la profumazione che mi ha fatto impazzire. Vi ho fatto anche la review sul mio blog, vi lascio il link nell'info box se volete vedere l'inci. La profumazione era fantastica, l'ho ritrovato e quindi l'ho acquistato. Costano pochissimo, tipo 1 euro, 99 centesimi, e secondo me sono degli ottimi prodotti. Non seccano le mani, lavano bene. Ovviamente la profumazione è soggettiva, ognuno sceglierà quella che più gli piace. Comunque, di base, questi saponi mani sono fantastici. E poi, sempre alla Lidl, ho preso questo set di pennelli che vi ho già fatto vedere nel video dei top del periodo. Sì, 7,90 euro mi sembra costava. C'era questa pochettina molto carina, fatta bene, bella spessa, con una bella cerniera, cucita bene, insomma non è una pochettina di quelle che si vanno a rompere subito. Il set c'era in rosa e in blu, ma io l'ho trovato solamente rosa, quindi era composto dalla pochette e 3 pennelli per il viso. Io ho messo la retina perché i pennelli li tengo dentro un cassetto, a un cassettino, e in questo modo non si sciupano le setole. Comunque pennelli morbidissimi che ho già lavato e mi piacciono molto, quindi 3 pennelli per il viso, blush, cipria illuminante, e 5 pennelli per gli occhi.
veramente fatti molto bene, del marchio Mio Mare, è un marchio che fa tutti pennelli, spugne, insomma accessori per il viso e per il corpo, e secondo me è un marchio valido, fa dei buoni prodotti, belli anche esteticamente, con il manico gommato, e comunque di qualità nonostante appunto il prezzo basso. Passando invece al DM, parto con i prodotti che ho preso per la cura della persona. Ero stata al DM perché dovevo prendere dei regali per un'amica, regali che ovviamente non vi farò vedere. Comunque allora ho preso un altro gel disinfettante per le mani, perché io li tengo in borsa, io sono sempre, non li ho mai utilizzati i gel per le mani, mai, però non lo so, mi è presa male e quindi ogni volta che sono fuori, se devo mangiare, se devo fumare una sigaretta, se devo bere qualcosa, se mi prude un occhio, io disinfetto le mani. Sì, mi è presa un po' male, devo dire. Comunque, del marchio Alama, gel pulizia mani, detergente a fondo, bla bla bla, insomma un cavolo di gel. E questo qua è da 80 ml, quello di Tiger da 50 ml, questo invece da 80, però costa, mi sembra di averlo pagato su 2,50. Poi ho acquistato di Balea questo qua, che è, ve lo trovo in italiano, un siero occhi e labbra effetto lifting con acido ialuronico, 15 ml, rende liscia e soda la pelle. Questo qua, non lo so perché l'ho preso, mi ispirava, non c'è un motivo, la confezione è fatta così. Chi mi segue da tanto sa che io adoro i prodotti Balea, mi piacciono tantissimo e ho voluto prenderlo. Poi Alverde ha fatto una collezione limitata, che io non avevo notato in realtà, e l'unico pezzo che ho trovato di questa collezione limitata è il balsamo labbra. Adoro il balsamo labbra classico di Alverde, mi piace veramente tanto. Non ho mai appunto provato niente in edizione limitata, l'ho preso e si vedrà com'è. È molto carina la confezione, un po' tipo giapponese, e questa qua è con estratto di zenzero bio e acqua di bambù bio. Proveremo, poi vi farò sapere. Poi ho acquistato un dentifricio Dentodent, questo qua è alle erbe, 99 centesimi. Ne sto utilizzando un altro che è sbiancante, che non è male, ma nì. Comunque va bene, questi sono 125 ml, 99 centesimi, va più che bene. Poi ho acquistato due deodoranti di Balea, edizione limitata tutte e due. Uno, questo qua, 0% alluminio ed è al profumo di frangipane. C'è scritto sempre Deo Spray Corpo, ma io li utilizzo come deodoranti. Ha una profumazione buonissima, veramente buonissima. E poi ho preso quest'altro, sempre limited edition, sempre 0% alluminio, Dream Big, che è il profumo di vaniglia e fiori. Ed è fantastico perché non è stucchevole, la vaniglia si sente in modo molto 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 delicato, buonissimo. E infine ho preso tre prodotti per la casa. Allora, intanto ho preso un eco ricarica Fresh and Clean, tè verde e verbena, igienizzante e antibatterico. Il sapone igienizzante io lo utilizzo solamente appena entrata in casa per lavarmi le mani, poi ho dei saponi neutri, delicati, biologici, che utilizzo sempre. Ho preso l'eco ricarica e mi sto trovando bene con questi qua Fresh and Clean antibatterico, perché non, intanto non profumano di igienizzante e poi non seccano le mani, quindi ho preso, era in offerta, ho preso l'eco ricarica. Poi ho preso il detergente per pavimenti disinfettante Citrosil, che sto già utilizzando, lo utilizzo solo nell'ingresso dove appunto si entra con le scarpe, mentre per camera, cucina, bagno, insomma per il resto della casa utilizzo un semplice detergente che non dà fastidio anche a Olivia, al gatto, e questo qua semplicemente lo utilizzo nel corridoio. E poi questo, questo in realtà lo utilizzo da sempre, chi segue i miei video dei prodotti finiti per la cura della casa sa che puntualmente c'è uno di questi, è il Napisan additivo igienizzante, elimina cattivi odori, rimuove germi e batteri, igienizza già ai 30 gradi, è il formato quello gigante da 2 litri e 4, e 6 euro e qualcosa mi sembra costava, io con questo mi trovo bene, non sciupa i vestiti, non lascia odori nei vestiti, e mi piace e quindi lo utilizzo.
Bene, questi erano i prodotti che ho acquistato. Fatemi sapere se avete acquistato anche voi qualcosa. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!